Noi pensavamo tutti quanti che Damineres fosse arrivato per dare problemi a Politano e invece si sta dimostrando uno che addirittura potrebbe entrare in ballottaggio con Kvaratskhelia. Non l'avrei mai detto, sinceramente. Signori, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente la pausa nazionali se n'è andata a farsi benedire. Purtroppo tra quattro partite tornerà, però ehi. Intanto abbiamo quattro partite e la prima di queste quattro partite, signori, è Empoli-Napoli, una partita che storicamente ti rievoca soltanto flashback del Vietnam. Poche ore fa ha parlato il mister in conferenza stampa, quindi andiamo un po' a leggere e a commentare quello che ha detto il mister. Allora, si inizia subito alle 15 spaccate con la prima domanda: a che punto è il suo Napoli? Siamo ancora col cartello lavoro in corso ed è una cosa normale dopo 3 mesi. C'è soddisfazione perché si sta lavorando tanto e bene, con un gruppo di ragazzi che vuole lavorare e che ha voglia di fare. Dichiarazioni abbastanza ripetitive che abbiamo sentito nelle ultime settimane. Nelle difficoltà dovremo essere forti, quando le cose vanno bene è molto più semplice per tutti e lo sappiamo benissimo, ma so benissimo che ci saranno momenti in cui bisognerà essere forti di testa e di cuore. Poi si parla della sosta, quindi come si è usciti da questa sosta na delle nazionali, e Conte dice che ha avvertito troppa esaltazione. Sono stati 15 giorni in cui c'è stata un'esaltazione esagerata, esaltazione dovuta a cosa? Molto probabilmente al primo posto in classifica. Conte però specifica classifica corta, perché nel giro di 4 punti ci sono tante squadre, la zona Champions è ancora molto vicina, quindi sì, primo posto, però Conte ha detto siamo appena alla settima giornata e la classifica è molto corta, non ci sono distanze siderali tra le squadre, quindi bravo qui Conte comunque a mantenere sempre tutti sull'attenti e a, diciamo, smorzare gli entusiasmi. Si fa poi un recap sull'infortunio di Lobotka, dice Conte che non è gravissimo. Non è gravissimo, potrebbe significare roba da niente, così così, oppure infortunio grave. Quindi, sotto un certo punto di vista, potrebbe aver anche confermato quelle indiscrezioni dove diceva che avrebbe saltato pure il Milan. Quindi, non è gravissimo. Al tempo stesso, però, abbiamo l'occasione giusta per vedere all'opera Gilmour. Ecco, questo è un po' quello che dissi anch'io nel video di qualche giorno fa. Gilmour era uno di quei calciatori che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti. Da questo punto di vista siamo sereni. Ho sempre detto che per costruire squadre forti che ambiscono a competere dovremmo essere bravi in 3 anni a riempire le caselle con un doppio titolare per ogni ruolo. Sotto un certo punto di vista, segnale in vista del calciomercato, e secondo me questo è un segnale anche in vista di gennaio, quasi a voler dire a gennaio bisognerà fare qualcosa, però specifica nell'arco di 3 anni. Questo, diciamo, obiettivo di creare due squadre è partito quest'estate. In qualche ruolo abbiamo effettivamente il doppione, come ad esempio Lobotka Gilmour. La difesa, secondo me, è il reparto messo peggio sotto questo punto di vista, perché tu tolti titolare, cioè tolti per esempio Buongiorno e Rachmani, chi abbiamo dietro? Juan Jesus e Rafa Marin. Togli Di Lorenzo, chi c'è? Mazzocchi. Però riguardo il ruolo di Lobotka, lì stiamo sicuramente coperti. Poi si parla dell'Empoli, squadra che ridendo e scherzando ha perso soltanto una partita finora. Piccola parentesi, noi domani faremo come sempre il video per studiare un po' più nel dettaglio l'Empoli, però sappiate che è una squadra che ha perso finora soltanto una partita, la partita pre-sosta contro la Lazio a Roma. Squadra ben organizzata, con giocatori interessanti, crea sempre difficoltà agli avversari, specialmente al Napoli, perché storicamente, cioè, i ragazzi sono andato a vedermi per curiosità le partite contro l'Empoli da quando ho aperto il canale, vi giuro, tolte un paio di occasioni, sempre perse. È proprio una cosa incredibile. E ricordiamoci, l'anno scorso 0 punti fatti contro l'Empoli, zero. La storia va rispettata, dice Conte, ma ne va scritta un'altra e speriamo differente, e su questo sono d'accordissimo. Sarà una partita difficile contro un allenatore bravo e che è anche amico di Conte. Dovremmo fare attenzione, c'è spirito di sacrificio e noi dovremmo averne di più di spirito di sacrificio rispetto a loro per ottenere il risultato. E qua torniamo un po' a un tema
portò Conte in conferenza qualche settimana fa, ovvero il mettersi al pari degli avversari dal punto di vista dello spirito di sacrificio. Si passa poi alla domanda successiva: le prossime 5 partite saranno, diciamo, le partite che ci diranno dove può arrivare il Napoli? E dice Conte: io non guardo mai oltre la prossima partita, quindi il focus è settato sull'Empoli, si deve ragionare partita per partita. È superficiale e leggero dire che le prossime 2 partite sulla carta sono alla portata del Napoli, perché uno giustamente dice: tra Empoli e Lecce può pensare che sono partite facili, e invece no, sono proprio quelle partite, sono proprio le peggiori, ecco, sono quelle che, dove può esserci la siringa, dove può esserci lo scherzetto, ecco. Quindi qua fa bene Conte a ribadire comunque che bisogna ragionare partita per partita, e non bisogna mai dare per scontato le partite, specialmente quelle dove affronti squadre che sulla carta sono inferiori a te. Dovremmo considerare la prossima come la partita della vita. Non si vince sulla carta, ma c'è un campo di gioco con avversari e tifosi di casa. Il giorno della partita dovremo dimostrare di ottenere i 3 punti, poi ci concentriamo su quella successiva e così via. È una mentalità assolutamente giusta, a mio avviso. Poi si torna sul discorso del vestito, di sporcarsi il vestito quando serve. Dice Conte che le squadre vincenti sono quelle che riescono a essere belle, a sporcarsi le mani e il vestito, e che riescono anche ad essere camaleontiche perché capiscono la partita e la giornata. Qua, ragazzi, attenzione, un'altra frase che secondo me andrebbe scolpita nella pietra: la sofferenza fa parte della vittoria. Ti rende più forte, la resilienza alle difficoltà ti fortifica affinché il cammino sia in discesa. È proprio, qua siamo su livelli altissimi proprio. Non dimentichiamocelo, soprattutto in certe partite dove lo spirito di sacrificio per l'Empoli diventa un'arma importante. Quindi qua, ragazzi, diciamo che sta anche dando un messaggio ovviamente ai calciatori, cioè per dire: domenica ci sarà da soffrire, ci sarà da, appunto, sudare. Poi si parla di Olivera, e da come parla Conte non sembrerebbe niente di grave. Dice Conte che è un po' affaticato dopo gli impegni con l'Uruguay. Ha sottolineato che Olivera ha preso ben 3 aerei, e questo purtroppo è uno dei problemi durante le pause nazionali, specialmente per i sudamericani che fanno questi viaggi intercontinentali, che pure il jet lag, cioè viaggi che ti portano via delle energie. Però ha detto che ha fatto il primo allenamento oggi e l'ha fatto per intero. Ovviamente valuterà domani, ma ho alternative valide, così come per Lobotka. Quindi ballottaggio Spinazzola-Olivera prevedibile per domenica. Però la cosa importante è che questo infortunio di Olivera non è niente di grave, è soltanto un affaticamento, quindi tranquilli, niente di grave. Poi si torna a Lobotka, e qui Ciro Troise dà una bella statistica, cioè il Napoli non giocava senza Lobotka dall'aprile del 2022, quindi 2 anni e passa. E quindi la domanda è: come si fa adesso a inserire Gilmour? Conte comunque dice che lui allena tutti i ragazzi sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Billy sa cosa deve fare. A livello di organizzazione cambia poco, perché Gilmour e Lobotka sono giocatori con caratteristiche simili. Non ci fosse stato Gilmour sarebbe stato diverso, avremmo avuto uno più forte fisicamente ma meno qualitativo e con meno personalità. Argomento David Neres, e qui, ragazzi, c'è ciccia. Perché? Conte dice questo: in questo momento premetto che ad 1 mese di distanza dalle 2 soste, vedere oggi Neres è un altro giocatore. Oggi è un giocatore che mi mette in difficoltà. Oggi il dilemma è Neres Kvaratskhelia, per questioni di caratteristiche e qualità offensive, anche come propensione al sacrificio senza palla. Ragazzi, questa risposta è molto interessante, perché innanzitutto Politano inamovibile, e qui sento le bestemmie di tantissimi tifosi del Napoli a chilometri di distanza. Quindi oggi David Neres è il vice Kvaratskhelia. L'equilibrio è la base di tutto, e questo lo abbiamo abbondantemente capito. Dopo 1 mese Davide mi fa sentire più forte e so che oggi sarebbe pronto per giocare dal primo minuto. Quindi il famoso rodaggio, no? Che si fa per i nuovi arrivati, per David Neres è finito. Creare queste situazioni dovrà essere il nostro obiettivo futuro. Quindi si ritorna al fatto di creare doppioni in ogni ruolo.
Abbiamo appena iniziato la ricostruzione e vogliamo incrementare la sana competizione affinché tutti sappiano che qualcuno dietro spinge e se c'è un po' di mal di pancia c'è l'altro pronto a giocare. Ora, cosa intendeva Conte con mal di pancia? Io sinceramente l'unico mal di pancia che arrivo a pensare è il rinnovo. Premessa importante, ragazzi, Kvara merita il rinnovo e l'abbiamo detto più volte ed è stato un errore del Napoli arrivare oggi a fare ancora il rinnovo, perché tu rinnovo lo dovevi fare l'estate scorsa a scudetto vinto, ti sedevi al tavolo con Kvara, lo premiavi per la stagione fatta, molto probabilmente gli avresti rinnovato il contratto a cifre inferiori a quelle che si leggono oggi, perché oggi Kvara vuole 5-6 milioni. Qui purtroppo è stato un errore, diciamo, strategico a livello di tempistiche della società, e adesso diciamo che si stanno pagando le conseguenze di queste tempistiche sbagliate. Quindi ragazzi, attenzione, perché questa risposta che ha dato Conte è indicativa, potrebbe far nascere un ballottaggio, ecco. Noi pensavamo tutti quanti che Damian Neres fosse arrivato per dare problemi a Politano e invece si sta dimostrando uno che addirittura potrebbe entrare in ballottaggio con Kvaratskhelia. Non l'avrei mai detto, sinceramente. Si parla poi di Meret e ha detto Conte che Meret praticamente è il prossimo al rientro, però ci ha già, diciamo, detto che non giocherà domenica contro l'Empoli perché non ha senso prendersi dei rischi inutili per affrettare il rientro in campo. Ci ha detto che sarà pronto per la prossima partita, quindi contro il Lecce molto probabilmente tornerà Meret, però domenica a Empoli ci sarà Caprile, che a detta di Conte sta dimostrando di essere affidabile. Piccola parentesi ragazzi su Meret, questa è una notizia che piacerà veramente a tanti. Il Napoli e il Meret sono vicinissimi al rinnovo. Ne ha parlato Matteo Moretto nelle ultime ore e praticamente ha detto che l'intesa praticamente è vicinissima, bisogna soltanto accordarsi sulla durata del contratto. Meret vuole un triennale, il Napoli ha proposto un biennale o più opzioni per il terzo. Quindi ragazzi, il rinnovo sta per essere fatto e anche qui sento le bestemmie di tanti tifosi a chilometri di distanza. Poi ragazzi, l'ultima domanda su Lukaku. Dice Conte che Lukaku sente una forte responsabilità, forse fin troppa da quando è arrivato, è concentrato e focalizzato, inizia a star bene fisicamente e mentalmente, poi beh, altruista, fin troppo generoso e bla bla bla. Quindi bene o male ragazzi, queste sono state, diciamo, le parole di Conte nella conferenza stampa. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis e poi attivate la campanella mi raccomando. Detto questo, noi ci vediamo domani col video dove andremo ad analizzare l'Empoli per capire un po' i punti di forza e i punti di debolezza. Domani parliamo anche della probabile formazione. E quindi detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di venerdì e sempre e comunque Forza Napoli!